No, strappalacrime no, però sicuramente c'era molta, come dire, ci tenevamo molto a vincere queste partite, però perché sapevamo che oggi non potevamo, sicuramente non potevamo sbagliare, questo senza ombra di dubbio. Penso, ripeto, i ragazzi hanno dato grande prova, ora non bisogna esaltarsi più di tanto, bisogna continuare su questa strada tutti insieme, e ripeto insieme, senza nessuno escluso, per cercare di raggiungere la vetta al più presto e poi cercare di tagliare per primi il traguardo quando finisce il campionato. Mister, oggi abbiamo visto che Madonia era più vicino a cosa? Un 4-4-2, insomma. Sì, abbiamo cambiato qualcosa in settimana avevamo visto qualcosina, abbiamo cambiato qualcosa. Devo dire che sul campo la risposta è stata molto positiva da parte di tutti. Quindi penso che quella di oggi è stata un'ottima soluzione, con possibilità che sicuramente mi danno i ragazzi. Quindi penso che abbiamo fatto una buona partita. È il tipo di partita che si aspettava. Sì, una partita, noi venivamo da una settimana pesante, no? È inutile che oggi lo possiamo dire che venivamo di una settimana molto pesante, troppe chiacchiere, troppe discussioni, che è normale che ci possono essere, ma voglio dire, alla fine la scorsa settimana avevamo guadagnato un punto della vetta, quindi si sono fatti dei discorsi tipo che da parte nostra era tutto negativo. Infatti poi ci siamo un po' staccati da tutte queste chiacchiere, che ci sono state, e oggi penso che la squadra ha dimostrato sul campo tutto il suo valore, perché credetemi, non era facile oggi vincere questa partita. A un certo punto, visto il pubblico, quando c'è stata la seconda espulsione, vi ha dato una grossa mano. Ma penso che il pubblico lamentino non lo scopro io, e quindi oggi ancora una volta, come l'ha fatto domenica scorsa, ha dimostrato la grande passione che nutre per questi colori, e penso che oggi anche la squadra lo ha dimostrato sul campo, ha ricambiato con l'impegno, con la determinazione, con la giusta cattiveria calcistica che ci vuole per vincere una partita di calcio. Adesso martedì riapre il mercato, mister. Sempre questo dovete parlare con la società, col direttore, perché il mercato c'è un direttore sportivo. Io ripeto, io ho assoluto rispetto del ruolo, anche perché nel calcio purtroppo tutti quanti stanno nel posto, vogliono fare fa, quando fanno le cose, ma stanno sempre nel posto sbagliato, no? Sono l'allenatore che vuole fare il presidente o viceversa, tipo, non è il caso di Lamezia, Sì, ho io capito. parlo in generale, però penso che il mercato lo fa la società e lo fa il direttore sportivo, perché il loro ruolo, e penso che è giusto che lo facciano loro. Io posso assicurare che questa è una squadra importante, una squadra che penso che lo sta dimostrando con i numeri, che vuole fare bene, e penso che alla fine sicuramente farà bene. Lei ha chiesto rinforzi alla società? La società ha una piena attenzione, sa quello che deve fare. Già penso che la società ha dato dimostrazione che ha fatto già una buonissima squadra a luglio, no a luglio, prima di luglio, perché a luglio siamo partiti in ritiro, e quindi penso che così penso, questo magari dovete chiederlo al presidente o al direttore sulle possibilità che ci sono di andare sul mercato.